Ciao a tutti, oggi facciamo una recensione outdoor. Scusate la voce, ma sono un pochino raffreddato visto il cambio di stagione. Qui non si capisce più niente, sembra estate di nuovo col sole e tutto quanto, ma siamo in novembre. E facciamo una recensione di questo piccolo esacottero. Ce l'ha dato Banggood come al solito. È un esacottero con videocamera frontale. Ci sono due modelli. Il primo modello è con FPV, quindi con la possibilità di trasmettere le immagini in diretta sullo schermo o con degli occhialini. Un altro modello, che sfortunatamente è quello che ci hanno mandato, speravo appunto nel 5.8 GFPV, ci hanno dato quello con la camera HD, quindi questo modello qui senza il monitor per capirci. Può registrare, secondo me non è un HD ma è più un 640x480, è una VGA. Poi andando avanti con il video, vi mostro anche la tipologia di riprese che può andare a fare questo mezzo. Dicevamo esacottero, la grandezza è questa, quindi sempre molto contenuto come giocattolo per quanto riguarda le dimensioni. Ha un peso di 49 grammi senza la batteria e supera i 64 grammi con la sua batteria che viene data, diciamo, in stock. È una batteria da 500 mAh e dura 5-6 minuti più o meno di volo. Bene, questo è il piccolo drone di cui andremo a parlare oggi. Questo è il suo radiocomando. Il radiocomando è pieno, 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 pieno di pulsanti. Vi spiego velocissimamente. Innanzitutto, come l'ultimo modello che abbiamo ricevuto, ha, ahi noi, 6 batterie stilo per essere alimentato. Rimango sempre dell'opinione che siano un po' troppe 6 batterie, però vabbè. Allora, una volta che andiamo ad accendere il radiocomando, avremo queste diciture qui. Mi sposto che così le riuscite a vedere meglio. Mode 1, allora, queste sono le velocità. Diciamo dire la reattività del mezzo 40%, 60%, 80% e 100% legate proprio ai pulsanti. Quindi, se io voglio volare al 40%, che è una modalità in cui il mezzo praticamente non ha pitch, non ha roll, non ha yaw, è molto inchiodato, cliccheremo questo pulsante. 60% ci sposteremo su questo, 80% su questo. E per avere la massima velocità staremo con questo pulsante al 100%. Mi sembra che sia diciamo, la soluzione migliore, nel senso che al 40%, se c'è solo anche un po' di vento, non riuscite a volare. Il quinto pulsante serve per accendere e spegnere le luci di posizione del mezzo. E il sesto pulsante serve per LEDless mode, ovvero vi dà la possibilità di ruotare il mezzo in qualsiasi posizione voi vogliate, ma appunto non ha più il muso rivolto da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi anche se il drone è rivolto ad esempio verso di voi e voi tirate lo stick del pitch verso di voi, il drone verrà nella direzione, perde diciamo il muso con l'headless mode per quanto riguarda il sesto pulsante. Che cosa trovate all'interno di questa confezione quando lo andate ad aprire? Vabbè, innanzitutto troverete l'esacottero e proprio il radiocomando, la batteria che vi dicevo da 500 mAh, il caricabatterie classico USB con il jack per andare a collegarlo al vostro PC per la ricarica della batteria. La batteria ci mette un'oretta a ricaricarsi. E poi troverete un adattatore per micro SD, con all'interno anche già una micro SD da 4 GB che vi permetterà di appunto fare le riprese. Viene inserita qui sotto. E per l'attivazione e la disattivazione di questo, diciamo delle riprese aeree, c'è questo pulsante qui. Quindi una volta che andate a schiacciare questo pulsante andrete ad attivare la registrazione. Una volta che andrete a ripigiare questo pulsante, finirà la registrazione stessa. Con il pulsante invece in alto a destra avremo la possibilità di fare i flip. Quindi
cliccheremo e per fare i flip poi andremo a spostare o il roll o il pitch a seconda di come vogliamo che venga fatto il flip, se sull'asse del roll o sull'asse del pitch a scelta. Ok, direi che all'interno della confezione si trovano anche 6 eliche di ricambio, 2 rosse e 4 nere, sono ovviamente 3 in senso orario e 3 in senso antiorario, proprio come quelle che sono già montate di default sul piccolo mezzo. Ok, andiamo a vedere un po' come funziona. Quindi inseriamo la batteria all'interno del drone, nel suo scomparto qui dietro. È molto stretto lo scomparto, quindi non penso sia possibile inserire batterie più potenti effettivamente. Andiamo a collegarlo. Il drone appunto lampeggerà. Avrà tutti i LED che lampeggiano. Davanti abbiamo due LED blu e sotto, poco visibili, abbiamo due LED rossi qui sotto. Sono molto molto poco visibili, anche la sera non si vedono molto bene. Questa luce verde invece è il modulo della videocamera che dice che non sta registrando in questo momento. Ok. Accendiamo anche il radiocomando che andrà a collegarsi con il mezzo automaticamente. In questo caso non occorre armare i motori perché i motori saranno già armati di loro. Quindi andiamo ad impostare all'80% la reattività del mezzo e proviamo a farlo volare. Davanti a noi. È abbastanza reattivo, però parliamo di un 80%, perché se noi lo mettiamo già al 10%, scusami, al 40%, vedete che non ha più inclinazioni, è praticamente nullo. Quindi il mio consiglio in questo caso, per questo mezzo, per questo giocattolo, è di tenerlo dall'80% in poi. Mi sposto un po' così riesco a fare qualche giro per farvi vedere come vola effettivamente. Possiamo, come vi dicevo prima, fare i flip, quindi andiamo a tenere premuto il pulsante in alto a destra e farà i suoi flip. Sia laterali che frontali. È molto reattivo come mezzo, anche se effettivamente lo yaw è molto 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 lento, non ha la velocità dell'altro quadricottero che abbiamo recensito settimana scorsa, lo Yizan, sempre che ci ha dato Banggood. È meno stabile, decisamente decisamente meno stabile, e soprattutto ha una distanza di una cinquantina di metri, non di più, per quanto riguarda il range del radiocomando. Se io invece vado a cliccare il pulsante, eccolo qua. Questa è la posizione, sentite questo rumore della radio, è l'headless mode, continuerà a venire sempre nella stessa direzione a prescindere di come sia messo il muso. Ok, ripigiando il pulsante, il sesto pulsante, quindi questo pulsante qui, ripigiandolo, tenendolo premuto, avremo il ritorno alla modalità classica. Ok, ora facciamo una prova di ripresa. Abbiamo iniziato le riprese, facciamo un piccolo giro perché poi questo lo andremo ad inserire nel video per vedere come funziona. Ok, ci avviciniamo a noi e vediamo queste riprese come vengono secondo la casa produttrice in HD.
andiamo a fare un giro su. E torniamo giù. Velocità massima, eccola qua. Quando si inclina così vertiginosamente perde molto, diciamo, di throttle, quindi scende molto a livello di altezza. Però insomma non è male. La sua stabilità in confronto allo Yizan è zero, perché se io tolgo le mani dallo stick di destra, quindi dal pitch e dal roll, vedete che il mezzo va dove vuole lui. E non c'è vento oggi. Con il vento, se sta in velocità di crociera, riusciamo a pilotarlo bene. Se cerchiamo di mantenerlo in overing, non ce la facciamo. Batteria finita, quindi 5 minuti di volo sono andati. E questo è quanto. Quindi, ricapitolando, piccolo esacottero. In questo caso il modello non è FPV, ma è quello con la sola videocamera frontale in HD, anche se vi ripeto, secondo me più di 640x480 non è. Ci sono quattro modalità di volo. Abbiamo l'headless mode, abbiamo un sacco di batterie per gestire il telecomando, perché abbiamo 6 batterie stilo. La distanza massima che può andare a coprire è una cinquantina di metri, a meno che non andiate ad aprire la scocca e a tirare fuori l'antennina, in modo che riusciate ad avere qualcosa di più come prestazioni. Il peso è di 64 grammi o poco più con già la batteria integrata. Molto lento per quanto riguarda lo yaw. Questi sono i miei accorgimenti su questo piccolo drone. Se vi è piaciuto anche questo video, mi raccomando, un pollice in su. Se vi piacciono le mie recensioni, i miei video e anche tutto il resto di quello che pubblico su YouTube, beh, iscrivetevi al mio canale. Vi saluto, un abbraccio. E ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!